ci sarebbe stato molto gradito farle anche noi. Io sono venuta perché sull'invito c'era la promozione di un libro, Pinocchio in camice, e io pensavo fosse la sua autobiografia. E pensavo addirittura che venisse, e lo so, l'ignoranza è tanta, pensavo fosse venuto proprio a fare il mea culpa di tutte le bugie che ha detto in televisione. Brava, brava, brava! E qui ce la veniamo di nuovo, non ci conosco. Guardi, noi siamo un'associazione che si occupa di prevenzione, quindi abbiamo voluto presentare i libri. Giustamente, democraticamente, sì, non abbiamo parlato. Ma contraddittorio di bella, appunto. È contraddittorio. Abbiamo voluto presentare dei libri. Scusa. Sì, così continua a raccontare le barre. È una vergogna, dottor Bassetti. Si vergogni per quello che ha fatto a milioni di italiani. Dicendo bugie per 4 anni. In televisione, si vergogni e faccia il mattino. Brava, brava! Vergogna! Non voglio mai che sentire. Scusate. Pensavo che dicesse qualcosa su quello, punto. Scusate, poi ancora un'altra cosa. Cioè, io adesso parlo giusto per fargli i complimenti per il titolo che lei ha scelto, Pinocchio in camice, proprio perché, come è stato già detto, lei lo rappresenta pienamente ed altre persone che come lei si sono comportati in questo periodo in una maniera non corretta. Io adesso le spiego anche semplicemente un unico punto dove gradirei una risposta. E gradirei anche la sua attenzione. E gradirei anche la sua attenzione, come l'attenzione che abbiamo dato tutti quanti noi nell'ascoltarla. Quindi quando lei è pronto io farò che andare avanti. Bravo! Bravo! Aspetta. Una domanda ai giornalisti. Posso formulare la domanda? Visto che abbiamo ascoltato, vorrei finire la domanda. No, scusate. Volevo solo dire che essendo una sala, la rappresentazione di quel titolo, stiamo parlando di democrazia. Ma non si può neanche domandare. Votiamo allora, vogliamo la domanda? Posso fare la e domanda? E vogliamo anche risposte. Non è democrazia, questa non è democrazia. Posso fare la domanda? Facevano.
Cassino! Stanno facendo morire migliaia!